Amici di motorsport.com, ciao a tutti. Abbiamo vissuto un Gran Premio del Giappone che ha scatenato furiose discussioni e io sono molto molto curioso di capire, vedere come vuole interpretare gli eventi che sono successi a Suzuka il nostro grandissimo esperto Giancarlo Minardi, che saluto. Ciao Giancarlo. Ciao Franco, buongiorno a tutti. Allora, un Gran Premio del Giappone durato 3 ore e 1 minuto. Partenza, incidente, interruzione, pioggia, ripartenza, 29 giri, anzi 28 giri per arrivare in fondo e punteggio pieno. Il mondo della Formula 1 è rimasto abbastanza basito da quella che è stata una domenica certamente diversa da tutte le altre. Ah, diciamo che ultimamente siamo sorpresi su tutto quello che succede nel mondo della Formula 1. Io credo da tanti anni di essere un assiduo frequentatore e attento osservatore della Formula 1. Onestamente, ieri ho imparato delle regole che non erano in mia conoscenza, sia la divisione dei punteggi a seconda dei giri che uno faceva. Non parliamo poi del punteggio finale pieno se uno termina le 3 ore di tempo che sono a disposizione per fare una gara. Per cui ci sono delle cose che in questo momento mi lasciano un po' perplesso. L'unica cosa che devo prendere atto è che in 29 giri Verstappen ha dato 30 secondi al suo compagno di squadra e al terzo. Quindi in 29 giri ha fatto un capolavoro. L'unica cosa di bello di questo Gran Premio è vedere un Verstappen determinato, una vettura fantastica perché non cioè, riesce a gestire le gomme in maniera incredibile in qualsiasi condizione e lui che non commette errori ha dei rippi estremamente elevati perché, ribadisco, dare quasi 30 secondi al suo compagno di squadra dice tanto. È un secondo al giro, è Esatto. fare un altro sport e diventare campione del mondo per la seconda volta. Io credo che in tutte le polemiche che ci sono state a Suzuka, nessuno abbia messo minimamente in dubbio il talento e la capacità di Max Verstappen. Su questo credo che sia un dato di fatto inconfutabile. Poi tutto il resto, qualche volta si fanno delle polemiche per il gusto di farle. Purtroppo la FIA in questo ultimo periodo non è al centro. È al centro delle polemiche perché comunque commette degli errori, secondo me, che non li facciamo nemmeno noi nelle formule minori, nella gestione della gara non si capisce bene quanto sia dovuto al voler fare a tutti i costi spettacolo o quello di non conoscere o di non interpretare bene le Allora, cominciamo col voto a Max Verstappen. Mi regole. sembra facile, no? 10 perché ha fatto una pole fantastica, perché ha fatto una gara incredibile perché lo vedo in questo momento imbattibile, indipendentemente dalla macchina che ha, perché quando vedi la sua macchina dal bordocamera non fa un minimo scarto, non fa niente, cioè in qualsiasi condizione di pista bagnata, mezza asciutta, umida, cioè è una macchina fantastica e lui devo dire che non commette più errori, quindi indipendentemente dalle tensioni che anche lui certamente avrà, perché i ritardi si parte, bandiera rossa, purtroppo sulle spalle c'è anche questo comunicato che la FIA prima o poi farà, che secondo me sarà un altro argomento di polemica, però in ogni caso è certamente sulla squadra e su lui può essere un peso abbastanza difficile da sopportare. Lui evidentemente riesce a mettersi dietro le spalle ogni polemica, ogni problema. E la gara come ha fatto ieri. Ecco, è alla 12ª vittoria stagionale, alla prossima eguaglierà Michael Schumacher e Sebastian Vettel verso uno dei record più prestigiosi della storia, cioè le vittorie in una stagione sola. Beh, Veniamo al sai, signor. quello ormai è un discorso, è anche difficile fare questi paragoni, in quanto stiamo facendo 22-23 gare contro le 15-16 che si facevano una volta, probabilmente no, non è paragonabile il fatto. Comunque, è certamente un record, è certamente un successo, è certamente una supremazia che sia lui che la Red Bull stanno mettendo sul campo.
Veniamo a Sergio Perez, vincitore della gara precedente, sotto mille polemiche. Qui ottiene il suo risultato, quello di diventare secondo di un punto nel mondiale piloti, grazie alla penalità che viene inflitta a Leclerc all'ultima curva. Ma io credo che sia, cioè, è certamente un voto positivo, ma io più di 7 non glielo do, nel senso che comunque con le difficoltà che aveva Leclerc, che ha fatto una gara fantastica per come ha terminato la gara, con le gomme che praticamente erano finite, forse doveva, con la macchina che ha, doveva ottenere un risultato molto prima dell'ultima curva e su un errore che Leclerc ha fatto. Quindi, io più di 7 non glielo do. Perfetto, e veniamo proprio a Leclerc, Giancarlo. Un Leclerc che conclude settimo dopo aver fatto una pole position a scusami, una qualifica a 10 secondi, 10 10 millesimi. millesimi dalla pole position. Che lettura dai? Binotto si è un po' lamentato ieri dicendo forse ha esagerato. Nel mandare in temperatura le gomme al primo giro e poi non è più riuscito ad abbassare la temperatura. Era una critica che ci stava da parte del team principal, o forse è una croce che viene messa addosso al pilota nel momento in cui è la macchina che manca qualcosa? Ma io credo che sia la macchina che gli manca qualcosa, perché abbiamo visto che in qualsiasi condizione, comunque nella parte finale, soffre una decadenza dei pneumatici. Per cui penso che sia più uno scaricabarile in questo caso, anche perché se le informazioni non mi tradiscono, loro hanno sotto mano anche le temperature delle gomme, hanno la pressione delle gomme, quindi dal box puoi gestire tutte queste anomalie che eventualmente vengono fatte. Credo che uno dei problemi che in questo momento, in questa stagione, ha evidenziato la Ferrari sia che nel giro secco probabilmente riesce a ottenere il massimo della macchina, che aerodinamicamente probabilmente non è male, probabilmente ha dei problemi di gestione, anzi non probabilmente, ha dei problemi di gestione di pneumatici, questo sono solo loro in grado di capire a cosa è dovuto. È chiaro che questo si sta ripercuotendo gara dopo gara, l'abbiamo visto anche nell'altro Gran Premio, che il degrado delle gomme ha penalizzato enormemente la Ferrari. Io credo che Leclerc meriti un 8 per quello che ha fatto sia in qualifica, perché 10 millesimi sono niente, e quindi diciamo che è stata una qualifica tirata, come sono state tutte le qualifiche di quest'anno. Purtroppo in gara soffre ancora una volta questa vettura che ha un decadimento. Non, è chiaro che all'ultima chicane lui probabilmente ha esagerato, nel senso che probabilmente non si è reso conto che ormai Perez non lo poteva più attaccare ed è arrivato lungo, ma mi risulta che aveva rimasto le tele, no? Quindi di conseguenza non è proprio accusabile al 100%. Ha fatto una gara, ha tenuto dietro Perez per tanti giri, tant'è che Perez gli abbiamo dato una sufficienza, ma non un voto alto, perché poteva attaccarlo di più. Lui ha fatto una gara in difesa con le unghie e con i denti, quindi merito d'otto. E per quello che riguarda Carlos Sainz è partito come tutti con le gomme intermedie sulla pista bagnata. La FIA lì ha provato a lasciarli andare per fare la gara e al primo giro si è girato e è andato a sbattere. Purtroppo è insufficiente perché non è la prima volta che gli capita, questa volta non ha scusanti, non ha attenuanti, purtroppo è un 4, è un 4 perché non, lui deve pensare che la gara in questo caso era solo 29 giri o comunque era tempo, ma non si perde o non si vince la prima curva, anzi si perde solo No, la prima addirittura curva. Sainz era la partenza del Gran Premio normale, perché è quello che ha causato tutto, quindi non, neanche Sì, sapeva che sarebbero stati 28 giri. esatto. Per cui secondo me doveva essere più attento e questo è un errore abbastanza grave. Ecco, ma toglimi una curiosità. Tutti sono partiti con le intermedie e poi tutti si sono lamentati della partenza, dalla griglia. Non c'è un po' uno strano mondo che si cerca la massima prestazione, ma poi non si ammette di aver sbagliato la scelta.
Ma questo è indubbiamente un errore di valutazione. Io non so nel installation lab cosa hanno detto i piloti. Certamente i piloti sono determinanti in questo, in quel punto nella scelta delle gomme. È chiaro che le condizioni atmosferiche erano decisamente mutate, si erano aggravate come acqua su un circuito che ha delle pendenze, quindi ha dei rigoli anche di acqua che attraversano la pista. Probabilmente, non so, se hanno pensato che la FIA facesse partire la gara in safety car, quindi erano obbligati tutti a mettere le gomme da pioggia pesante, e quindi hanno aspettato fino all'ultimo e dopo era tardi cambiare. È difficile entrare nella testa. Certamente la polemica non esiste perché è una scelta che il team, il pilota fanno autonomamente, non è obbligatorio partire con un tipo di gomma o con un altro, se non con la safety car. Quindi io penso che tutti pens hanno atteso fino all'ultimo momento le decisioni della direzione di gara, che non è avvenuta, e anche questo c'è dei puntini da fare, e quindi dopo era troppo tardi per andare a fare un cambio di gomma. Veniamo al quarto classificato. Fuori dal podio, Esteban Ocon, quarto autore di una gara molto bella, una Alpine particolarmente consistente, tant'è che Fernando Alonso ha chiuso settimo dopo un po' di parapiglia durante la gara. È un Alpine che si riprende subito il quarto posto nel Mondiale Costruttori, si porta in vantaggio addirittura di 13 lunghezze, visto che la migliore McLaren è solo Norris al decimo posto. Ma io credo che Ocon questa volta meriti un 8, perché ha lottato moltissimo con un aggressivo Hamilton che ha cercato in tutte le maniere di superarlo. Ha una vettura che sul dritto è più veloce, quindi evidentemente manca di carico in curve, quindi e si è difeso molto bene in una pista che non era facile da gestire. Per cui questa volta, mentre siamo stati molto critici in passato, credo che meriti un 8. E Fernando, che conclude Beh, settimo. Fernando è stato un po' sottotono, Fernando è stato sottotono anche rispetto al compagno, anche nelle qualifiche. Certamente sia lui che Vettel hanno messo in pista tutta la loro esperienza e quindi hanno ottimizzato quello che potevano ottimizzare. Ha perso il confronto col compagno, io do 7 perché comunque ha portato a casa dei punti importanti, come hai sottolineato tu, per la Renault. Ecco, hai parlato di Sebastian. Allora, ha vissuto un weekend particolare. È la pista al mondo che più gli piace, quella di Suzuka, e si è visto perché ha tirato fuori la zampata in qualifica. Ha fatto un errore grave che si è girato al primo giro del prontivia come Sainz. Non ha sbattuto, si è riaccodato alla comitiva e non ha fatto la ripartenza battezzando che la pista era già da intermedie. E lì ha costruito una rimonta, devo dire, molto consistente. Ma difatti anche a Vettel bisogna dare un voto alto perché ha saputo interpretare prima di altri, è stato il primo a entrare a cambiare le gomme. Sì, ha fatto un errore all'inizio che poteva compromettere tutta la sua gara, però dopo da veterano, più che campione, è riuscito a portare a casa un risultato importante e anche lui io questa volta gli do. E a questo punto allora parliamo anche di Stroll, del compagno di squadra, che non è mai entrato in partita, è rimasto fuori praticamente subito nelle qualifiche, non ha interpretato bene la situazione, lui che di solito soprattutto sul bagnato se la cava più che egregiamente. Non è riuscito a ripetere quello che in passato sul bagnato ci ha fatto vedere. Evidentemente questo circuito, visto che anche dalle qualifiche ed anche dalle prove libere, non ha mai esaltato come risultato, direi che questa volta è insufficiente. Ecco. È insufficiente, è sotto il 6, ecco, 5 e mezzo. Continuiamo la nostra analisi e veniamo alle Mercedes. Lewis Hamilton quinto, un quinto che secondo me a Lewis ha fatto certamente arrabbiare, per una ragione molto semplice, che la squadra di Brackley, esattamente come ha fatto con Russell, ha
ha puntato a una messa a punto della macchina finalizzata esclusivamente al bagnato. Abbiamo visto un distacco siderale in qualifica, sesti sì, ma hanno preso tantissimo spazio e credo che la speranza fosse quella di puntare a un risultato importante con l'acqua. E invece mancava velocità, lo hai detto tu prima nell'analisi con Ocon, e quindi la macchina era di fatto un muro. Ma io credo che si siano evidenziate anche le caratteristiche negative che quest'anno la Mercedes ci ha dimostrato. Lui ha lottato col coltello in bocca, tra i denti, cercando di superare un Ocon che è stato bravissimo, come abbiamo detto prima. Ci hanno fatto divertire perché lui ha provato da tutte le parti, anche andando sulla pista più bagnata, pur di cercare di passare. Quindi non è certamente un pilota demotivato, non è un pilota anziano che è verso il declino della sua carriera. Io credo che lui abbia evidenziato le caratteristiche negative della Mercedes, ma che lui abbia fatto al 100%, anzi forse qualcosa di più, il suo dovere. Quindi io devo dire che è stato bello il duello che ci ha fatto vedere. Io gli do 8 perché merita di essere preso in considerazione come per quello che ci ha fatto vedere, perché un pilota demotivato, un pilota che comunque ha vinto tutto, poteva non fare la battaglia che ha fatto con Ocon. Quindi merita considerazione, merita un voto alto. Russell è riuscito a rientrare nei 10, conquistando alla fine un ottavo posto. Gli do 6, ma certamente non è stato il suo weekend questo. L'ho visto sottotono sempre, l'ho visto demotivato, non lo so, probabilmente non era la sua pista o ha sofferto di più rispetto a Hamilton le caratteristiche della macchina. Comunque gli do 6 perché è entrato nei 10, perché ha lottato per recuperare, perché era rimasto molto indietro, però non di più. Ecco, adesso c'è la sorpresa, secondo me, del weekend. Ti vedo ridere, delle prove libere ha fatto una pirlata alla Latifi, nel senso che ha svoltato prima del chicane triangle, dovendo poi rientrare. Non è il primo che fa di questi errori, perché anche Kimi Raikkonen, nome illustre, si era perso in Brasile. Però Nicolas Latifi conquista due punti molto importanti per la sua carriera, perché andrà a chiudere alla fine della stagione questa parentesi di pilota di Formula 1, comunque avendo finalmente messo una macchina in zona punti. Ah, ti dirò che ha fatto una bella partenza, ha difeso molto bene, soprattutto nei primi giri. Poi è chiaro che probabilmente anche lui più di tanto con questa macchina non può fare. È il Siamo stati secondo che ha certo, deciso di rientrare ai box e cambiare le gomme prima della partenza. anche questa è stata una scelta molto, molto azzeccata e gli ha permesso di portare a casa, come hai detto tu, dei punti importanti. Io credo che stavolta meriti un 7, perché sì, ha fatto una pirlata, come hai detto tu, nelle qualifiche, ma in gara stavolta, mentre altre volte l'abbiamo criticato, stavolta ha portato a casa 2 punti che certamente la Williams non si aspettava, anche perché è venuto a mancare quello che era la loro prima guida, che è Albon. Quindi diciamo che merita un 7 buono. Ecco, Albon fuori praticamente in un ennesimo crash del primo giro che gli ha rovinato la macchina nella parte idraulica e ha Però dovuto accostare. Albon non è la prima volta che al primo giro o ai primi giri ci va a mettere in condizioni poi di non arrivare alla fine, per cui certamente è una pista in condizioni difficili, però c'è un pilota di Formula 1, quindi è insufficiente il suo voto perché ci va a mettere spesso e volentieri nei primi giri in difficoltà. Veniamo alla McLaren con Norris decimo, ultimo a punti e Daniel Ricciardo undicesimo. Ma hanno viaggiato tutta la gara praticamente insieme. Ricciardo, gli diamo un 6 a tutti e due per aiutarli. La McLaren indubbiamente è in difficoltà rispetto alla partenza di questo campionato, dove sembrava fosse la quarta forza in campo. In questo momento
sta perdendo punti importanti nei confronti dell'Alpine. È vero che in questo momento ci sono solo 13 punti, per cui basta poco nelle retrovie guadagnarli o perderli, ma in questo momento è indubbiamente non la quarta forza. I due piloti un po' lo soffrono, non ci hanno messo niente di loro probabilmente in questa gara, non so quanto per colpa della macchina o per demotivazione loro, gli diamo un 6 di incoraggiamento e vediamo la prossima. Ma io apprezzo molto il tuo 6 a Ricciardo per una ragione molto semplice. Dalle chiacchiere di box, niente ancora di ufficiale, avrebbe firmato il contratto da terzo pilota con la Mercedes. Questo probabilmente gli ha dato un po' di tranquillità, di pilota che vuole rimanere aggrappato al mondo della Formula 1 e rischiava di essere espulso dal mondo della Formula 1. Il fatto che possa probabilmente fare ancora un anno respirando l'aria gli deve aver dato un po' di tranquillità, perché all'improvviso si è riavvicinato a Russell. Ah, probabilmente sì, adesso bisogna vedere quanto sono vere le chiacchiere. Probabilmente è un ripiego quello che lui sta, però che gli permette di rimanere in questo mondo. Quindi è positivo che lui abbia ritrovato una tranquillità, diciamo, lavorativa. Non è certamente il massimo per uno che comunque fino a quest'anno aveva fatto parlare di sé in positivo, poi quest'anno si è spento inspiegabilmente, per cui certamente può essere un motivo di tranquillità, per cui è riuscito a lottare fino alla fine con il suo compagno di squadra per un punto. Veniamo all'Alfa Tauri con l'idolo di casa Tsunoda tredicesimo, quindi c'è poco da dire, e Gasly invece ultimo degli piloti classificati per una ragione molto semplice, che si è beccato 20 secondi di drive-through. Ecco, io su questo tema ha scatenato una polemica violentissima il fatto che lui, rientrato ai box dopo aver preso un cartellone pubblicitario sparato in pista da Sainz nell'incidente del primo giro, ha cambiato le gomme, è ripartito e in regime di safety car, mentre si sarebbe poi trasformata la pista in bandiera rossa, stava cercando di rientrare alla massima velocità possibile in quelle condizioni. Ecco, io credo che l'errore sia lì, nel senso che lui stava cercando di recuperare il più possibile, probabilmente non è stato avvisato in tempo reale che comunque c'era già bandiera rossa, e quindi dopo si è lamentato del fatto del trattore in pista. È chiaro che è stato molto, diciamo, veloce l'entrata in pista del trattore, però lui doveva anche considerare che stava facendo un recupero che non aveva senso oltretutto fare, perché il momento in cui era stata data bandiera rossa non serviva, e quindi o No, ma c'è una. io devo riuscire a capire, cioè il carro non è che entra in pista solo se c'è una bandiera rossa. Qui abbiamo perso la dimensione dei regolamenti. Siamo stati offuscati dall'incidente di Jules Bianchi. Allora, l'incidente di Jules Bianchi è stata una cosa. Qui era una situazione completamente diversa e secondo me tutto il mondo anche della comunicazione sta facendo un errore grave, perché se c'era un pilota che si era fatto male, non si può stare ad aspettare per intervenire che ci sia prima la safety, poi la bandiera rossa, tutti i piloti rientrati. Non funziona così, eh. Funziona che Ma il io, io, pilota che è in io. macchina, che vede safety e poi vede la bandiera rossa, deve essere pronto a fermarsi istantaneamente. Questo certamente. Io Ma credo non che qui. esiste più, nella No. mentalità non esiste più. Allora, è chiaro che spesso, e comunque anche la comunicazione l'ha sottolineato, la safety car è stato oggetto di recupero di secondi in pista. Tant'è vero che in certe occasioni abbiamo visto, per esempio con la Virtual Safety Car, che Leclerc probabilmente ha perso una gara in quanto è stato dato il via alla bandiera verde quando lui era ancora nel pit lane. Secondo me c'è un errore di base. Per esempio nei campionati nostri viene data immediatamente la Virtual Safety Car,
Quindi immediatamente le macchine devono procedere a 60, 80 secondo dei circuiti all'ora in pista. Poi successivamente viene data la safety car o la bandiera rossa. Perché questo? Perché hai fatto un'osservazione estremamente giusta e con la virtual safety car tu puoi intervenire subito qualora ci sia una situazione di reale pericolo o di particolare pericolo. Soprattutto se c'è un pilota che ha subito delle conseguenze, cosa che non puoi fare se metti solo la safety car, perché solo puoi intervenire il momento in cui hai compattato tutte le macchine. Questo noi nei nostri campionati, i nostri commissari lo fanno, non vedo perché non deve essere fatto a livello di Formula 1, che è la massima espressione del nostro sport. Io sono cresciuto da pilota gentleman che bastava la bandiera, doppia bandiera gialla agitata per obbligare chiunque a eventualmente fermarsi. E forse sarebbe bene ricominciare a tornare ai principi basilari del modo di correre per evitare che appunto si arrivino alle estremizzazioni dall'altra parte. Perché per me già la safety car deve essere sufficiente che si possa intervenire in Esatto. sicurezza, Ma c'è vedo. tanto più che Gasly sapeva benissimo dove erano eventualmente i mezzi, perché si è preso il cartello in faccia dalla macchina di Sainz, quindi non è che era una sorpresa. Che poi gli altri tirino in tutto il resto della pista sapendo che è libera, non mi stupisce per niente, perché siamo in una condizione di sicurezza. Però fare il giochino mediatico per costringere sempre a cambiare le regole, io non sono d'accordo. Basterebbe applicarle le regole. Certo, in questo momento c'è mancanza di linearità nell'osservare quelle che sono le regole, e in più c'è una cattiva informazione sulle regole, quindi non so quanto questo sia anche all'interno del paddock e non solo all'esterno, come noi che siamo degli osservatori esterni. No, 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 è molto all'interno perché sai benissimo che la battaglia Formula 1 FIA è in corso, è anche molto Certo. forte, c'è una spinta nell'andare verso lo spettacolo e la partenza nella modalità dalla griglia è andare incontro a Formula 1 per poi prendersi tutte le legnate e non voglio difendere la FIA, cioè io sono per quello che se ci sono delle regole scritte. Confrontiamoci sulle regole e cambiamole se non vanno bene, ma lamentiamoci quando le abbiamo cambiate. Chiudo la parentesi, finiamo il nostro giro rapidamente con allora, mi sembra che il signor Tsunoda non è che abbia bisogno di grandi commenti, era perso e disperso, quindi e lasciamo perdere Gasly, nel senso che forse ha la testa già all'Alpine. Veniamo alla Haas. 14esimo Magnussen, 17esimo Schumacher. Ma guarda, io credo che ci sia poco da dire. Purtroppo l'abbiamo visto anche, sì, Schumacher in qualifica è riuscito ad andare nel Q2, Magnussen no, per cui probabilmente poi dopo in gara è andato meglio Magnussen rispetto a Schumacher. Sono insufficienti tutti e due, però in questo caso penso che molto contribuisca una scarsa competitività della vettura che probabilmente non è sviluppata, non sono in grado di dare una valutazione esatta. Certamente la botta che Schumacher ha dato in prova è un'ulteriore negatività nei suoi confronti, per cui probabilmente la squadra, al di là di lavorare parecchio per migliorare le prestazioni, deve guardarsi non solo su un eventuale cambiamento con Schumacher, ma anche con Magnussen, che al di là dell'inizio che ci aveva stupito tutti, credo che ormai si debba cambiare radicalmente tutto lì. Per quello che riguarda l'ultima squadra da analizzare, l'Alfa Romeo mi sembra la squadra in questo momento più in crisi, Certo. sebbene abbia portato un'ala anteriore nuova come tentativo di reazione a quello che è un attacco molto duro dell'Aston Martin, gli ha recuperato tantissimi punti,
e sono arrivati praticamente a 5 lunghezze, quindi Sì. vedo quello che sembrava un sesto posto abbastanza acquisito per Alfa Romeo, una posizione a rischio. Un Bottas che arriva di un pelino davanti a Zhou, però mi sembra che il più consistente della comitiva sia in questo momento Zhou e Bottas non riesca a tirare fuori, oppure si sarà anche un po' smonato di avere a che fare con una macchina non competitiva e Ma quindi. io credo che Bottas sottolinei in una macchina non competitiva quello che è un po' stato il suo carattere anche nelle gare nello scorso anno, negli anni passati con Mercedes. È un pilota che ha alternato prestazioni esemplari con prestazioni minori. Evidentemente, quando le cose non girano, lui di suo non ci mette niente o non è in grado di metterci niente. E il Cinesino invece ha fatto il giro più veloce, ha sfruttato al massimo il cambio gomme. Diciamo che è stato bravo anche in qualifica, è riuscito ad andare in Q2. Io 6 glielo do, ecco. L'altro no, l'altro no, l'altro è insufficiente. Bene, siamo arrivati in fondo anche a questa chiacchierata. Grazie Giancarlo. Chissà che Grazie sorprese ci dobbiamo ancora trovare, perché a ogni Gran Premio c'è un'interpretazione diversa, una visione della Formula 1 che conoscevamo che ci cambia sotto i piedi senza alcuna forma di comunicazione. a te. Ma io credo che ci sia molto da lavorare su questa strada. La FIA dovrà fare dei grossi cambiamenti, a mio parere. Non so che cosa faranno, ma indubbiamente così non è bello per il nostro sport. Quindi, cioè, spero che ci mettano mano e che abbiano le persone per cambiare qualcosa. E in attesa anche delle decisioni che la FIA andrà a prendere. E qui vediamo. Ciao, Va bene. ciao, ciao. Grazie Ciao, buona Giancarlo. giornata. Ciao.